Ciao a tutti, io sono Mauro e quello di oggi sarà nuovamente un unboxing molto vintage. Io all'inizio questo acquisto non lo volevo fare, ma già sapevo che se non l'avessi fatto me ne sarei pentito per i prossimi 30 anni. E adesso scopriremo bene il perché. Any questions? Perché quello che c'era dentro questa busta è il completino ufficiale degli US Open 2020 Nike. Perché era così importante per me comprare questo completino? Perché è la riedizione del completino di Andre Agassi degli US Open del 1990. Ovviamente con i materiali moderni, ma a livello estetico è l'esatta copia. Veramente, veramente bellissimo. E questi sono i pantaloncini. Pantaloncini speciali perché, come quelli di Agassi del 1990, anche questi hanno i famosi scaldamuscoli. La differenza principale con quelli di Agassi del 90 intanto è che... Ma che sono belli! Ma quanto sono eccentrici! Mamma mia, bellissimi! La differenza sostanziale con quelli di Agassi del 90 è che quelli di Agassi erano in jeans. Questi hanno una colorazione jeansata, ma in realtà è il classico dry fit della Nike. Mentre lo scaldamuscolo all'interno del pantaloncino sembra essere identico a quello dei 90. E una volta che spendo X per comprare un completino, mi privo di comprarmi il cappellino. Ovviamente questo cappellino con il logo Challenger Kurt doveva essere mio. Tant'è che ne ho comprati due. Questo bianco e uno nero che ancora aspetto in realtà. È un completo veramente bellissimo e un appassionato di Agassi come me non poteva acquistarlo. Adesso però vorrei soffermarmi sul logo e sul design della linea Kurt Challenger. Questo logo, che per me è un fascino veramente inimmaginabile, è stato realizzato da Tom Andrick. E la cosa fantastica di questo logo è che è stato realizzato in maniera del tutto casuale. Tom era il designer incaricato di realizzare questa nuova linea Kurt Challenge. Una notte si trovava in studio per realizzare il logo della linea e per far ciò stava utilizzando una penna di nuova concezione, una penna che sostanzialmente aveva un serbatoio di inchiostro. Il tappo di questo serbatoio si rivoltò sulla carta lasciando una macchia. Bene, a Tom questa macchia fece pensare subito a una pallina da tennis. Allora decise di cestinare tutte le bozze che aveva realizzato fino a quel momento per concentrarsi su quella macchia e far sì che quella macchia potesse diventare il logo di una delle collezioni Nike più iconiche di sempre. Tom riuscì a realizzare non solo un logo senza tempo, ma riuscì a realizzare anche una linea che riuscisse a rappresentare il senso di ribellione di André. André stesso dichiarò in tante interviste che aveva bisogno di distaccarsi dai canoni estetici del tennista in vigore in quel tempo e che aveva bisogno di osare per poter rappresentare se stesso non solo nel gioco ma anche nell'abbigliamento. E trovò in Nike un partner ideale per realizzare questa sua esigenza. La cosa bella di questa nuova collezione Kurt Challenge 2020 è che anche questa è stata realizzata in collaborazione con André Agassi. E il nuovo designer, Mattias Wagner, ha avuto la possibilità di scavare negli archivi Nike per andare a ritrovare i capi originali della collezione di 30 anni fa e di collaborare sia insieme a André che al team storico che realizzò quella linea, così da poterla rielaborare in chiave moderna. L'unica nota amara di questa operazione di nostalgia portata avanti a Nike è stato che questa collezione non ha avuto la visibilità che si meritava a causa di tutto quello che abbiamo passato e di quello che stiamo continuando a passare. E non mi riferisco alle vendite, perché ovviamente la collezione andava sold out ovunque. Mi riferisco alla visibilità in senso stretto, cioè la possibilità che i bambini potessero vedere dal vivo questi completi così stravaganti e magari incuriosisse la storia che ci sta dietro. Sensazioni che si possono difficilmente trasmettere attraverso la televisione. Ma anche per Nike stessa, da 2 anni fa, quando cominciò a realizzare questa nuova collezione, non si sarebbe mai immaginato uno US Open giocato con degli spalti completamente vuoti, senza nessuno che potesse osservare i frutti del loro lavoro. Comunque, tolta questa nota un po' amara, sono veramente contento di essere riuscito a procurarmi questo completo che mancava alla mia collezione. Tra l'altro, una volta che abbiamo visto la racchetta, una volta che abbiamo visto il completo, mi sembra arrivato il momento delle scarpe. Quindi, a conclusione di questa miniserie, porterò qui sul canale un video sulle fantastiche Nike AirTech Challenger Hot Lava 2. Io, ovviamente, come conclusione del video, non ho fatto a meno di indossare questa bellissima polo. Spero che il video vi sia piaciuto, spero vi siate divertiti. Noi ci vediamo sempre qui con un nuovo video su Rackets TV.